E non credo che i napoletani possano votare Mara Carfagna perché ha scelto una strada diversa, una strada sbagliata. Non può più vincere il centrosinistra qui. Sono 28 anni che Napoli è ostaggio della sinistra e si vede, è arrivato il momento nostro. 27 settembre ci sarà una svolta. Quindi Azione Italia Viva sono sinistra secondo lei? Allora, devo dire una cosa, se abbiamo un minuto importante. Noi del centrodestra abbiamo sicuramente sensibilità diverse, ma abbiamo la stessa prospettiva, l'unico motivo che ci unisce. E nella mediazione troveremo la soluzione per i bisogni degli italiani e dei napoletani in questo caso e di tutte le emergenze dell'Italia. La nostra proposta è in campagna elettorale unita e unita sarà dopo. Dall'altra parte si sono presentati in maniera divisa, quindi abbiamo un centro, una lista, perché non è un terzo polo, è un centro con Calenda Renzi e Mara Carfagna, ma la Mara non ha nessuna possibilità di vincere qui, perché questa legge, che non è stata cambiata, prevede un bipolarismo. Quindi qualunque risultato può fare, va semplicemente ad avvantaggiare in questo collegio Di Maio, che è candidato col PD, anche lì un'altra stortura. Quindi praticamente votare la Carfagna vuol dire dare un voto di riflesso a Luigi Di Maio. Qui in Campania Forza Italia, posso dire, se la passa meglio di tutti gli altri collegi. Io credo che qui a Napoli Forza Italia raddoppierà addirittura il risultato nazionale che avrà Forza Italia. C'è un cambio generazionale, è normale che si esce, ma una cosa è uscire da un partito per rimanere all'interno di una coalizione, cosa che ho fatto io con il centrodestra, con un'altra identità, ma insieme, e una cosa è quello che ha fatto Mara Carfagna, lei è uscita per andare addirittura dalla parte opposta. Io devo dire una cosa, noi ci rivedremo qui il 27 di settembre per dirci se avevo ragione o se avevo torto. Noi siamo uniti e saremo uniti in Parlamento e al Governo come ci siamo presentati in campagna elettorale. Io penso che Calenda, Renzi, Mara Carfagna, Luigi Di Maio, Enrico Letta, Conte, Costa, vi sto parlando dei candidati qui, si sono presentati ai napoletani separati per unirsi dopo ed invertire quella che sarà la volontà dell'elettorato. Napoli questa volta non ci casca.